Ciao amici e bentornati sul canale. Come sapete, ultimamente stanno spopolando tantissimo queste serrature elettroniche di nuova generazione che vi sarà sicuramente capitato di beccare in qualche albergo o residence. Ma stanno avendo così tanto successo che adesso stanno spopolando anche nel mercato privato e molte persone le stanno cominciando anche ad utilizzare nelle proprie abitazioni. Per cui, per tenervi aggiornati anche su questo ambito che non ho ancora trattato, vi ho portato la recensione e il tutorial dell'ultimo modello uscito in casa WeLock, che è una delle aziende leader per quanto riguarda le serrature elettroniche. Il modello che ho scelto è veramente all'avanguardia, perché può essere addirittura aperto in tre modalità col sensore di impronte digitali, con il badge magnetico da far passare sopra la serratura e anche dallo smartphone scaricando l'applicazione WeLock sul vostro cellulare. Per cui, ricapitolando, lo potete sbloccare dal cellulare, dal badge magnetico e dal sensore dell'impronta digitale. E anche il metallo utilizzato è veramente di ottima fattura e ultra resistente. Ma tornando al video di oggi, l'ho diviso in tre parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e nella seconda parte andremo a fare l'installazione del badge e delle impronte, e vi farò vedere passo passo tutta la procedura per smontare e montare la serratura della porta, per cui potete utilizzare il mio video come tutorial di montaggio senza dover leggere le istruzioni, e si sa che le istruzioni nessuno le vuole leggere. E come terza e ultima parte vi dirò il prezzo e le mie considerazioni finali. Prima di partire vi ricordo che, se per caso siete interessati a questa bellissima serratura elettronica, vi ho lasciato il link per poterla acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. E ora mettete un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Andiamo ad aprire il nostro pacchettino, vediamo cosa c'è all'interno. Allora, qua c'è un cartone di protezione, ovviamente il manuale di istruzioni con tutti i disegni e le fasi per installare questa serratura. Tra l'altro questo è in inglese e sto notando che è presente anche in tedesco, vediamo in quante lingue è presente, in francese, chissà se c'è anche l'italiano, lo spagnolo, e sì, c'è anche l'italiano, guardate che spettacolo. Per cui potete leggere tranquillamente tutte le indicazioni in lingua italiana. Ed eccola qua la nostra super serratura, e anche il materiale si vede che ovviamente è in acciaio. Comunque adesso la metto da parte e dopo la andiamo a installare. E per finire, nella scatola troverete anche questo mini box trasparente, dove all'interno troverete tutto il materiale per il montaggio e anche i tre badge magnetici da utilizzare come chiave. Riassumendo, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Dopo che l'avrete aperto, come prima cosa dovrete smontare questo case metallo per inserire le batterie. Dovete svitare questa chiave brugola che troverete al lato della serratura, estraete il case e dopo andrete a aprire il tappo nella parte superiore, delicatamente perché non va sforzato troppo. Inserite le tre pile, ovviamente per non sbagliarvi c'è scritto anche il più e il meno nel lato di destra. Inserite le seguenti disegni che troverete lateralmente, 1, 2 e 3, e dopo andate a richiudere il tappino. E dopo che avrete sentito il click, rimontate il case nella posizione precedente, stando attento a farlo combaciare con le due linee guida. Spingete e, come ultimo passaggio, andiamo a rimontare la brugoletta nella parte laterale. Avvitate bene. Prima di montarlo sulla porta o anche dopo, decidete voi, io preferisco farlo prima. Potete anche impostare già le impronte, sia quella dell'amministratore o degli altri componenti della casa, e anche installare i badge dati in dotazione. Per quanto riguarda la capacità di memoria di questa serratura, è veramente qualcosa di assurdo, perché, come scritto nel manuale di istruzioni, potete inserire addirittura fino a 100 impronte digitali, per cui potete inserirle quelle delle mani, dei piedi e anche se avete un nucleo familiare molto elevato, e persino 20 badge magnetici in contemporanea. 3 sono già dati in dotazione, se ne volete degli altri vi potete ordinare sul sito di WeLock, dove vendono anche tutti i kit separati. Ma siccome non voglio annoiarvi, vi faccio vedere come impostare le due principali, ossia l'impronta e il badge, e dopo andiamo direttamente a montarlo sulla nostra porta. Il primo passaggio da fare è inserire l'impronta dell'amministratore. Se ne possono inserire fino a 3 e sono molto importanti, perché per fare qualsiasi cambiamento o cancellazione di impronta servirà sempre almeno un'impronta dell'amministratore. Per fare ciò dovete tenere premuto questo tastino qua in basso per 5 secondi, 1, 2, 3, 4 e 5, dopodiché appoggiare il dito, il primo dito che inserite sarà quello dell'amministratore, e una volta che avrà confermato la vostra impronta, schiacciate di nuovo per 5 secondi, fino a quando vi darà la possibilità di inserire un'altra impronta. Cambiamo dito in questo caso,
e così ha salvato anche la seconda, e in questo modo potete ripetere l'operazione per tutte le impronte dei vostri componenti della famiglia che volete salvare sulla serratura. Stessa procedura per salvare anche il badge magnetico o RFID come è chiamato nelle istruzioni. Vi basterà sempre tenere premuto per 5 secondi il tastino, inserire l'impronta dell'amministratore e dopo che l'avrà riconosciuta fate passare direttamente il badge, e una volta che verrà accettato potete fare la prova direttamente passandoci sopra. Guardate, sbloccato, per cui è stato salvato correttamente. E ora che abbiamo installato sia l'impronta ma anche il badge, non ci rimane che andarlo a montare direttamente sulla porta. Come prima cosa dovete aprire la porta per inserire la nuova serratura elettronica. Deve essere compatibile, si capisce benissimo perché deve avere questa serratura tipo goccia e questa vite che è quella che blocca la serratura per estrarla. È la classica serratura, girando la chiave esce il pistone che blocca la porta e girando l'altra parte si apre. Come prima cosa dovete svitare questa vite, che dopo andrà avvitata anche nel modello elettronico. Svitate delicatamente fino a quando sarà completamente estratta dalla serratura. Una volta svitata la vite prendete un martelletto, magari di gomma per non rovinare la serratura, e date delle piccole botterelle sulla serratura per farla uscire dall'altra parte. Vi potete anche aiutare con un cacciavite per spingerla. Ecco che sta uscendo ed ecco fatto. La serratura l'abbiamo tolta e ora dobbiamo montare quella elettronica. Come prima cosa dovete tirare via questo pomello e vi basterà svitare questa vite. Io l'ho già svitata, quindi lo tirate fuori. Dopodiché inserite tutta la parte del blocco all'interno di questa fessura. Anche in questo caso dovete spingere. Incredibilmente è entrato al primo tentativo e una volta che l'avrete fatto combaciare dovete riprendere il pomello e chiuderlo direttamente all'esterno. E con questa vite lo andate a serrare esattamente nella larghezza della porta. In questo caso questa porta è 4 cm, quindi lo mando fino in fondo. Se avete una porta più larga non vi preoccupate, perché infatti è regolabile, per cui è veramente una gran caratteristica per farlo combaciare con tutte le porte. E una volta che l'avrete fatto combaciare avvitate e stringete la vite che c'è all'interno, così il pomello sarà completamente fissato al 100%. E ora come ultimo passaggio dovete riavvitare la vite qua in mezzo alla porta per fermare la serratura elettronica. Anche in questo caso dovete centrare bene. Se per caso c'è poca luce aiutatevi con un cellulare per beccare bene il buco della serratura. Fortunatamente l'abbiamo beccato al primo colpo. L'avvitate fino in fondo con la mano, sempre per far prima, e verso la fine dategli l'ultima stretta finale col cacciavite. Mi raccomando, stringete bene perché la serratura non si deve più muovere. Ed ecco fatto. Avete visto? Adesso è bloccato. E ora siamo pronti per il test dell'apertura. Adesso è chiusa, guardate, vedete, non si apre. Se voi girate la manopola va completamente a vuoto, per cui quando è bloccata la manopola gira a 360 gradi come state vedendo, ma senza aprire la serratura. Come prima cosa dovete schiacciare questo tastino che c'è qua in alto e inserire il dito che avrete impostato. Poi girare la porta e guardate, adesso è aperta. Quando avrete finito di fare i vostri giri e volete chiudere, vi basterà semplicemente rigirarla e dopo 5 secondi la porta sarà bloccata. Passati 5 secondi, se voi provate a girare, vedete che la porta rimane sempre comunque chiusa. E dovete di nuovo rifare la procedura, schiacciando il tastino, mettendo il sensore di impronta digitale e adesso girando, come vedete, si aprirà completamente. Adesso la porta, come vedete, è chiusa. Vi faccio vedere anche il secondo metodo, quello della tessera magnetica. In questo caso schiacciate sempre il tastino, dopodiché passate sopra la tessera magnetica, viene scritto sbloccato, girate la manopola e la porta sarà riaperta di nuovo. Per quanto riguarda il prezzo e le mie considerazioni finali, vi svelo che questa bellissima serratura viene venduta su Amazon a 189 euro, che sarebbe già un buon prezzo per le sue caratteristiche, ma attualmente è attiva un'offerta coupon sconto di 40 euro, lo riuscirete a acquistare a soli 149 euro, per cui se siete interessati mi raccomando approfittatene prima che scada. Vi ho lasciato il link dell'offerta nel primo commento e nella descrizione di questo video. E infine, per quanto riguarda le mie considerazioni finali, devo dire che è veramente un bel gioiellino, non ha mai sbagliato nessun test delle impronte e anche col badge ha funzionato correttamente. Il metallo è di ottima fattura ed è trattato per essere antirugine, e in più questo dispositivo ha anche superato il test di impermeabilità IP54. Se vorrete rendere la casa un po' più smart e stupire i vostri amici quando vi verranno a trovare, vi consiglio veramente l'installazione di questa fantastica serratura elettronica. Se vi è piaciuta questa recensione e volete essere sempre aggiornati sulle novità del mondo tech come questo, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!